Grazie ragazze, bonjour! Mi sto preparando perché sto andando da una mia amica che mi ha invitato a pranzo e quindi mi sono detta, nel frattempo che mi preparo, possiamo chiacchierare un po'. Quindi non vi spaventate, anche oggi inizio questo video struccata. In più, purtroppo, tutto il colore rosa che avevo nei capelli se n'è ormai andato. E non so se rifarli rosa, ma penso che li rifarò rosa, ma nel frattempo cercherò anche di rendere il colore che ho un pochino più freddo, perché adesso lo vedo molto caldo come sottotono e quindi con lo shampoo, quello tonalizzante viola, cercherò appunto di rendere il colore un pochino più freddo, perché solitamente, se vi siete accorti, avevo sempre un colore un po' più freddo nei capelli, ma questo appunto, essendo rose gold, è molto più dorato e quindi un po' più giallo. Aggiornamento anche sul filler al labbro, è completamente sgonfio. Devo dire che veramente questa volta è stata una passeggiata, perché davvero il primo giorno era un pochino gonfia, il secondo giorno praticamente non si vedeva più niente e giovedì ho la seconda tappa dal medico che mi farà appunto la seconda serie di iniezioni. Come vi dicevo, volevamo fare una cosa molto naturale per non rischiare che si formino grumi e cose del genere. Abbiamo voluto farlo, insomma, il medico mi ha consigliato di farlo in due tempi, mentre l'anno scorso invece l'avevo fatto in una volta sola. E credo sia anche un pochino più, cioè meno invasivo per la pelle farlo in due volte. Quindi, altra cosa che farò dal medico sarà togliere, perché ho tipo dei capillari sul viso, attorno al naso, non so come mai, e quindi giovedì toglierò anche quelli. E altra cosa che farò giovedì, farò il laser per togliere, insomma, i peli, il laser definitivo. E quindi volevo farvi un video dedicato. Fatemi sapere se l'idea vi può piacere oppure no. E siccome già l'ho fatto e questa è la terza seduta che faccio, vorrei capire se vi potrebbe piacere come idea. Comunque, ieri ho caricato il video sulla mia collezione di slime e in tantissimi avete scritto: "Oddio, sei bravissima a farli!" E io vi ringrazio tanto per i complimenti, però non li ho fatti io. Li ho comprati tutti e mi avete chiesto anche: "Dove li hai presi? Dove li hai presi? Li voglio anch'io." Li ho presi, purtroppo non mi ricordo esattamente dove, però quasi tutti li ho presi su Etsy, e invece gli Aron's Thinking Putty, che era più quella pasta più che slime, quelli invece li ho presi su eBay. E non saprei dirvi appunto gli indirizzi, altrimenti volentieri ve li metterei nel box informazioni, però ahimè non mi ricordo esattamente, non mi salvo mai i posti dove compro le robe. Forse dovrei iniziare perché potrebbe essere più utile. Comunque, una ragazza ieri nei commenti mi ha dato un'idea pazzesca, perché mi fa: "Guarda, per il vlogmas potresti fare un video tipo al giorno fino a sabato, quindi dal lunedì al venerdì, e poi il sabato potresti fare una diretta." E secondo me è molto idea, come carina, per non lasciarvi senza video il sabato, per avvicinarsi un pochino di più al vlogmas, potrei davvero fare così. Adesso, io di solito il sabato a dicembre sono a Cortina ed abbiamo visto tutti la connessione com'è a Cortina. Ci sto pensando solo in questo momento, perché l'ultima live da Cortina è stata veramente un disastro, perché cadeva la linea costantemente. Però, secondo me non è una cattiva idea. E se mi prendessi il modem, quello satellitare, eccetera, non so che cosa ho qua, ma ho tipo un'orticaria oggi, mi prude tutto il collo. Comunque, secondo me non è male come idea fare appunto ogni giorno un video e poi il sabato una diretta. Che cosa ne dite? Fatemi sapere. Non lo so, ho sempre paura di annoiarvi con troppi video e roba del genere, e quindi non pensavo avrei mai fatto il vlogmas, però siccome è una cosa che vi sta piacendo talmente tanto, ci sto pensando davvero e devo decidermi, perché ormai siamo quasi a dicembre, non ci posso credere. La figata pazzesca è che noi il 7 gennaio partiamo per le Maldive e non vedo l'ora, non vedo l'ora, perché finalmente andiamo in viaggio di nozze. Bene, sì, cioè ci siamo sposati il 26 di agosto e fossimo andati allora alle Maldive ci saremmo beccati la stagione delle piogge e con la mia fortuna, insomma, pioggia per 2 settimane, quindi alla fine abbiamo deciso di aspettare e di andare, appunto, andiamo dal 7 gennaio.
che dovrebbe essere un periodo un po' più tranquillo per andare alle Maldive, perché la stagione delle piogge è finita, quindi il tempo dovrebbe essere bello, incrociamo le dita veramente, che non si sa mai. E andiamo dal 7 gennaio, in realtà arriviamo l'8, perché c'è un giorno praticamente di viaggio, e poi ripartiamo il 22 e torniamo a Trieste il 23. Il bello è che poi, molto probabilmente il 29, ripartiamo per una località segreta dall'altra parte del mondo, tra l'altro, cioè giriamo il mondo in 2 settimane. Però vi farò sapere, vi farò sapere. Questa è ancora una super super news e quindi non vi do troppo dettagli, ma sono troppo emozionata e tra l'altro è con un brand che io amo, con il quale ho già viaggiato e con il quale sto organizzando una super super sorpresa. È un progetto enorme, gigantesco, che dura un po', ma dovete sapere che i progetti grandi ci mettono un po' a realizzarsi perché c'è tanto lavoro dietro. Quindi, se vi ricordate, c'è qualcosa in cantiere da quando sono andata a San Francisco, ma non vi dico altro. Altra domanda che volevo farvi, che non c'entra assolutamente nulla, ma è una cosa che secondo me voi potete aiutarmi. Allora, io ieri ho passato le ore a cercare un maglione, tipo un oversized sweater, quelli, i maglioni, quelli oversized, quelli grandi, chunky, quindi molto caldi, fatti tipo in lana, simili a questo, però un po' più grandi, magari con un collo alto, e vanno molto di moda in questa stagione e mi stanno piacendo tantissimo. Il problema è che non riesco a trovarne uno che non sia, perché io li ho trovati, ma tutti quelli che trovo sono one size. E il problema mio con i maglioni e qualsiasi cosa one size è che sono molto alta, quindi qualsiasi cosa one size su di me sarà troppo corta, e sto parlando sia della maglia in sé che delle maniche. Quindi, se conoscete un sito che vende, e purtroppo ormai Black Friday e Cyber Monday sono finiti, ahimè, dovevo muovermi prima, però se conoscete un sito che vende questi maglioni e non sono one size, ma si può scegliere la misura, vi prego di farmi sapere perché vorrei tanto prenderne qualcuno, però sembrano veramente difficilissimi da trovare, se non in una taglia unica, ma appunto la taglia unica su di me non può andare bene perché poi mi sta anche la maglia, i pantaloni mi stanno, solo che le maniche mi arrivano qua e stessa cosa se si tratta di pantaloni, quindi eviterei. Adesso è meglio che mi sbrigo perché la mia amica mi sta aspettando e non vorrei fare tardi. E sto camminando verso casa della mia amica sperando di trovare, perché ci sono stata una volta soltanto, quindi non sono sicura. E volevo farvi vedere soltanto l'outfit, visto che prima a casa non ve l'ho fatto vedere, mi chiedete sempre di farvi vedere i miei outfit. Allora ho il cappotto di cammello che ho preso da Diffusione Tessile, ma è di Max Mara, solo che della scorsa stagione, e sono super super contenta di averlo trovato, me lo cercavo, cioè cercavo proprio questo e l'ho trovato scontato all'outlet, impossibile, incredibile, ma vero. Solo non so se farlo stringere un po', perché deve essere oversized, ma secondo me è tipo oversized. Comunque sto indossando il cappotto color cammello, poi questo maglione, anche questo oversized, ma non tantissimo quanto lo vorrei, e l'ho preso da ASOS, e poi i jeans con i tagli alle ginocchia. In realtà i tagli alle ginocchia li ho fatti io, e anche questi li ho presi su ASOS, e poi la boy bag mitica. Praticamente sto indossando solo questa, da quando l'ho comprata la adoro. E ai piedi invece, non so se li vedete, ci sono i mocassini di Gucci. E questo quanto. E siamo qua con la bimba più bella al mondo. Cosa sta facendo? Ah, si vuole. Ah, adesso andrà in retro. Andrà in retro. Oppala. È bravissima lei, non piange mai. Non fa mai capricci, è tipo la bambina più brava. Con la fortuna che ho io, quando toccherà a me, non dormirò e piangerà tutte le ore del giorno e della notte. Mamma mia, super. Te che figata. Dai, racconta tu, racconta. Niente, quando nostra figlia aveva 2 mesi abbiamo fatto le manine. Sì, queste sono le manine. Le manine, fa vedere la differenza già adesso, che oggi ne ha 6, no 8, 8, oggi ha 8 mesi, aspetta, sei grande, Dio mio, che robino piccolino.
Amore. Che bellissima questa idea, però mi piace tanto. Questi sono i Capelli. piedini. Oddio. Che era se li vuole prendere. Op. Finiscono per terra. Op. Ah sì, ma poi si spaccano? No, meglio di no. Allora. Keira. si spaccano, possono far danno Sono i miei piedini quelli, tu. Adesso la imbacucchiamo perché usciamo. A lei non piace tanto essere imbaccuccata, però mi ricordo, vero? insomma. Anche i guantini? Poi non lo sapete, ma io appena tiro fuori la videocamera, lei si gira, ma i suoi genitori non vogliono farla vedere, quindi giustamente noi rispettiamo il volere dei genitori. Ma lei è una cosa incredibile, perché appena sente il video della videocamera, lei si gira e sta in posa. Io prevedo una futura fashion blogger. Quando noi saremo, io sarò Bakuka, lei sarà una fashion blogger. Lei dirà a noi, ti rendi conto che loro a noi diranno, voi siete vecchi? Ti rendi conto? Noi saremo vecchi per loro. Già, secondo me già tra bimbi si parlano, si dicono, tipo sti vecchi bacucchi. Egolo, l'omino Michelin, pronta! Che bello vedere tutte le vetrine natalizie e tutte le cosine natalizie. Questo invece è San Nicolò, non è Babbo Natale, ma noi qui festeggiamo di più San Nicolò. Sì, voglio San Nicolò di cioccolato! Il calendario dell'avvento, le monetine di cioccolato! Sì! Che bello! Sono passata un attimo a casa, la mia amica è con me e mi sta... Ciao! Ciao! E mi sta accompagnando alla posta. Ebbene sì, vi dicevo che ho venduto la Chanel e ho qui la borsa. Non si vede niente, non so se si vede qualcosa, ok? E sto andando alla posta a spedirla alla ragazza che l'ha acquistata. Bye bye. Questa è la posta centrale, non sappiamo bene che cosa stia succedendo lì. Potremmo metterci in mezzo e applaudire anche noi. Bravi, bravi. Vabbè, andiamo alla ricerca dell'ascensore. Sì, la posta è un bel, come si dice, edificio. Adesso passeremo di qua per andare a cercare l'ascensore, ma so che ce n'è uno. So che uno c'è. Ci sono tutti gli uffici, chiameranno la security. Sì, esiste, esiste. Ti giuro che esiste, penso che sia Molto minuscolo. rassicurante. No, infatti, cioè, credo che sia minuscolo, non so se ci entriamo entrambe, però c'è. Eccola qua, la scatola Chanel, adesso spediremo la borsa e poi devo cambiare dei jeans che ho preso da Zara, ma che sono un pochino troppo piccoli. E questa, vediamo, è la posta centrale, che è molto bella, a me piace molto come edificio. Qua possiamo vedere cosa sta succedendo. Ok, e dobbiamo prendere il biglietto spedizioni. Troppo scontata. Come siamo messi? 211. Oh oh, ok, siamo al 201, abbiamo il 211. Ok, non si vedrà niente, ma siamo qua parcheggiate. E siamo al 210, quindi tocca quasi a noi. Tra un poco è il nostro turno, finalmente. Caro Chanel, ti saluto per sempre e se ne va nei Paesi Bassi, in Olanda. L'ha comprata una ragazza olandese. Ok, dopo quanto siamo state qua dentro? Un'ora? Adesso sono le 7, in punto praticamente. Siamo state qua dentro più di tipo un'ora e 20, un'ora e mezza, boh. Incredibile, comunque ce l'abbiamo fatta. E la mia Chanel Boy Bag Mini, Walleton Chain, se n'è andata. Però, appunto, non me ne pento perché adesso ho questa, sì! E l'altra era praticamente uguale, quindi volevo assolutamente vedere. In realtà sto pensando di vendere anche quella Dior, perché è di un blu che io non uso mai e quindi non so se tenerla pure no, ma ci sto pensando, ci sto pensando. E adesso se riusciamo andiamo anche da Zara, così torno questi jeans e vediamo se hanno la misura per me, anche se dubito sinceramente che ci sia qualcosa, perché a Trieste, usciamo di là, perché a Trieste non c'è mai niente, quindi dubito che questi jeans ci siano e magari diamo anche un'occhiatina, dai. Questo è il canale, credo l'unico canale a Trieste, vero? Sì. Zara non è così lontano. Qui hanno fatto la pista di pattinaggio.
Io vorrei venire a pattinare, il problema è che non sono capace. Tipo, finirei per noleggiare i pattini per stare lungo la ringhiera e dire aiuto, aiuto, aiuto. Così si inizia. Così si inizia, sì, è vero. Il problema è che io ho iniziato così e continuo così. Invece ci sono i guarda, ci sono i bambini di 8 anni, bravissimi. E tipo, se vado io faccio una figuraccia, però figo che abbiano messo sto coso. E lì c'è Goran, se vi ricordate. Proprio in questo palazzo, praticamente quello. Lì c'è il mio parrucchiere. Hanno già messo le lucine natalizie e le hanno anche accese. Le già c'erano, adesso le hanno accese. E il centro è ancora più bello. Anche se devo dire che non sono un granché queste qua, sinceramente. Potevano fare di meglio. Eccolo qua, Zara. L'abbiamo trovato. L'abbiamo trovato. Dopo un po' di incertezza, però l'abbiamo trovato. Eccolo qua. Zara, vediamo se mi fanno cambiare questi pantaloni. Immortaliamo questo istante. Da Zara abbiamo incontrato Laura, che non è iscritta a YouTube, no. Non è, quindi non è propriamente un'iscritta, ma noi la perdoniamo perché almeno... Però mi scriverò perché, Nicole, lo farò stasera. Grazie, però comunque una follower su Instagram, quindi esatto. Abbiamo deciso di perdonarla, sto scherzando. È bellissima, dolcissima, come la vedete nei video lei è. Oddio amore, grazie, grazie. Ciao. Tra l'altro una delle poche che quando io vi incontro e voi mi dite no, io mi vergogno, non voglio comparire nei video, invece noi sì. Brava, brava. Sono tornata a casa, c'è Gatto Denver. Ciao. Ciao Gatto Denver. Ciao Gatto Denver. C'è anche Pupetto di là che però si sta allenando. Ciao caro Denver. Pupetto di ciao. Ciao ciao. Ciao Pupetto. Ciao mio Pupetto. E poi mi sono arrivati questi antistress che ho ordinato da Amazon. Cosa c'è, Garou Dever? Garou Dever? Ehi, Garou Dever, piccolo carino, tutto bianco. Sei tutto bianco. E un poco arancione. Ma tutto bianco. E un poco, poco arancione. Sono arrivati appunto questi antistress che ho ordinato su Amazon. Ce ne sono due. Sono tipo degli squishy antistress. Sto pensando di fare il video cosa c'è nei miei squishy. Che cosa ne pensate? Potrebbe piacervi come idea? Io sono tra l'altro particolarmente interessata a capire che cosa ci mettono dentro. E poi ho preso due custodie perché notare, quella che avevo è veramente, cioè, ridicolosamente rovinata ormai e mi vergogno ad andarci in giro. E quindi ho preso queste due dal sito di due youtuber che io tra l'altro seguo da secoli, Elle e Blair. E sono bellissime queste cover, secondo me sono praticamente uguali a quella che già ho, è solo che questa ha questi riflessi, insomma questi disegni dorati, e questa è ancora più bella perché sono rosa. Sì, sì, caro Denver. E poi cosa ho preso? Ah, poi ho preso il collirio in farmacia, molto figo, molto figo, che io ho sempre gli occhi rossi, quindi quando mi trucco, prima di truccarmi metto sempre il collirio. Caro Denver, sì. Sei bravissimo, sei bellissimo, incredibile. E la gatta? Dove sei la gatta? Dov'è la gatta? Chi se ne frega? immagina. Eccolo Pupetto, ciao Pupetto. Ciao. Cosa mi hai preparato per cena? Ancora niente. Ah, ancora niente? Infatti adesso scappo in... Ah, ah sì, oh, che bravo, ciao. E adesso va a mangiarsi 30 Kinder Brioche. Ciao patatone, adesso vengo anch'io. Cosa prepariamo? Non so. Tra l'altro ho messo la nuova cover con tutti i riflessi rosa. È bellissima. Ah, vi faccio vedere anche Gatta Stellina che... Ciao Gatta Stellina, lei non viene a salutarmi ma c'è, eh? È troppo pigra per alzarsi. Mia catastina, mia scoettolina, mia scoettolina. Andiamo a vedere cosa prepariamo per cena. Allora, adesso ho fame. Senti qua. Allora abbiamo il brodo di tua mamma. Però io vorrei fare tipo una pasta, no? Allora, o pasta, sì. O brodo, sì. O zuppa. Vabbè, o iota. Quella, iota. Oppure, oppure carne. Oppure carne. Sì, minestra, certo. Iota, carne che non mi piace. Pasta. Solo pollo potrei mangiare. Il pollo, mettiamo il pollo, guarda, vedi là. Con cosa? Di nuovo patate al forno? No. Perché no? A me tanto piace.
Tommaso vuole sempre le patate al forno. Sì, è che è stata la sua idea questa. Sì, perché è l'unica cosa che so cucinare. Andiamo, dai. Di nuovo le patate al forno vuoi? Sì, ne abbiamo troppo poche. Sì, ma con poche. Troppo poche. Con il pollo. Il pollo. Ma ne abbiamo troppo poche. Guarda. Se no proprio le facevo, ma guarda. Cosa vuoi che sia sta roba? Non è niente, sono minuscolissime. Cavolo, a saperlo le compravo. Mi sa che dovremmo optare per la pasta. Possiamo fare qualcos'altro, non sono patate. La pasta? Boh. E se no cosa proponi? Io non ho tanta voglia di mangiare pollo o carne. Il pollo bisogna mangiarlo però. Insomma, non so, Popetto, io farei una pasta. O se no il brodo, però... Alla fine siamo scesi ad un compromesso, praticamente ho vinto io, facciamo la pasta. Abbiamo messo sugli spaghetti, eccoli qua, anche stavolta mescolati due tipi di spaghetti diversi per finirli. E poi per me sto facendo il sugo, che è il sugo fatto in casa, con il tonno. Ci ho aggiunto il tonno, quello leggero, che non ha nemmeno olio. Ho sporcato tutto con il sale, evviva! E poi invece, questo sarà per me, invece Tomas vuole soltanto il tonno, che è questo, che è appunto leggero, con pochissimo olio d'oliva, anzi praticamente non c'è olio d'oliva, e con i pomodorini, quindi abbiamo lavato e tagliato i pomodorini. E per lui appunto tonno, pomodorini e un filo d'olio d'oliva. È una cosa che faccio sempre quando preparo il sugo, e non per assaggiarlo ma perché sono golosa sostanzialmente, e ho fame. Ne assaggio un po'. E gocciolo ovunque. Buonissimo. Eccoci qua, la nostra pasta è pronta. Questo è il piatto di Tomas, appunto con pomodorini e tonno. E questo è il piatto mio, con sugo di pomodoro, tonno e peperoncino, perché io sono per il piccante. E ci ho aggiunto anche un po' di pepe, forse ho anche esagerato. Comunque buon appetito, buon appetito. Noi guardiamo i film così, sul divano, così, e Tomas con la copertina, un patatone. È molto bella. Sì, sei comodo? Molto. Anch'io sto. Ma due di qualità. Ma due reintegra la quota fisiologica di magnesio e aiuta a combattere l'irritabilità e stanchezza. Ma due per ritrovare il tuo equilibrio. Stiamo guardando Taken 3. Molto bello questo film, ci sta piacendo tanto. A parte Tomas che ogni tanto si addormenta. Il film è finito, Tomas si sta facendo la doccia, io ho messo su una lavatrice nel frattempo e sto per comprare un'altra di queste, che in realtà sono librerie ma io le uso come scarpiere perché ormai non ho più spazio per le scarpe, purtroppo ne ho ordinate altre e già ho i miei Ugg e le mie Valentino praticamente qua, e poi ho tutte le ballerine accatastate, vorrei metterle un pochino meglio, e quindi ho bisogno di prendere un'altra di queste librerie. Un'idea era di metterne un'altra qua, che però forse faremo più in avanti, perché abbiamo escogitato con Tomas un'altra idea. Io veramente in situazioni imbarazzanti, in vestaglia e pantofoline. Comunque l'idea è quella di prendere questo specchio, spostarlo lì, quindi lo metterò lì lo specchio, e qui invece vado a mettere un'altra di queste doppie librerie barra scarpiere, che sono appunto librerie ma io le uso come scarpiere perché per il mio numero sono perfette. Se non avete piedi più grandi del 40, direi che appunto sono perfette anche come scarpiere, costano solo 49 euro, quella doppia, quella singola invece se non sbaglio 19 o 29, una roba del genere. Oh, ciao Garud Denver! Ciao Garud Denver, il suo posto preferito è qua, possibilmente sul puff. E tra l'altro devo trovare un modo per pulirlo questo puff, perché purtroppo non è sfoderabile, non posso metterlo in lavatrice e si sta ingrigendo perché qualcuno va sempre a dormirci sopra. E magari consigliatemi come fare per pulirlo questo puff, perché una volta era bianco, era, e quindi sì, quello che farò appunto sarà liberare questo
spazio e metterci un'altra scarpiera, e poi quando arriverà il triste momento, triste o non lo so, il momento che avrò bisogno di un'altra scarpiera, molto probabilmente la metteremo qua, però non si aprirà benissimo la porta, quindi credo che per ora sia meglio metterla là. E poi lo specchio qui è molto più conveniente alla fin fine, cioè molto più conveniente in inglese, non è come conveniente in italiano, diciamo che è comodo mettere lo specchio qua, così magari se sono seduta posso scattare qualche foto dell'outfit, eccetera eccetera, sì. E quindi questo è quanto, adesso penso che andremo a nannetta, io e Garudenver. Ah sì, un'altra cosa volevo dirvi, che molto spesso ho visto dei commenti che mi dicono: ma Nicole, voi non avete amici, siete sempre soli. Sì, gatto, lo vedo che mi stai fissando. Lo vedo che mi stai fissando. Devo dare la scarica di bacini di mezzanotte e mezza. Comunque, molti di voi mi dicono appunto: ma Nicole, non avete amici, vi vediamo sempre soli. Ma come mai? Allora, dovete... Ma sono a fuoco? No, di nuovo, cioè, non so perché... Ma sono sempre fuori fuoco oggi con questa videocamera. E questo è il discorso appunto che mi fanno, che alcuni mi scrivono nei commenti. Il fatto è che la maggior parte dei nostri amici non vogliono farsi inquadrare. Voi dovete capire che chi praticamente si fa riprendere nei nostri video, nei miei video, poi viene visto da un centinaio di migliaia di persone come minimo. Quindi i nostri amici, molti di loro preferiscono non venire filmati, e quindi noi non vogliamo, cioè io non me la sento di forzare le persone. Avete visto oggi Giulia, a lei non dà fastidio se la inquadro un pochino, però magari appunto la sua bimba, hanno deciso di non inquadrarla, non postano nemmeno le foto della bimba su Facebook da nessuna parte. Io rispetto al 100% il volere suo e la capisco anche su questo assolutamente. E poi anche tanti dei nostri amici sono timidi, quindi se non li vedete perché non li inquadriamo e perché magari proprio evitiamo di tirare fuori la videocamera in quei momenti quando siamo con loro, perché non voglio essere invadente, forzare le altre persone. Io lo so che voi la videocamera non la vedete, perché ovviamente voi siete la videocamera in questo caso, però dovete capire che appunto tante volte ai miei amici, alle mie amiche o agli amici di Tomas, ecco, non vogliamo forzare questa videocamera. Quindi sì, questo è quanto, ecco, volevo fare una parentesi su questa cosa. Gatto Denver, tu hai sempre la congiuntivite, sempre la congiuntivite. Gatto Denver è super super delicato, se la gatta non ha mai avuto niente, purtroppo Gatto Denver ha sempre qualcosa. Adesso, sì, no, forse sta passando, dai, sta passando. Ha sempre la congiuntivite Gatto Denver, da quando era piccolino. Io credo di aver consumato 30 tubetti di gocce per i gatti. Sì, un gattino rullo bianco? I bacini, sapete che cosa non vedo l'ora? Come al solito quando vi devo salutare, non voglio salutarvi, non vedo l'ora di fare l'albero di Natale e voglio assolutamente filmare un vlog quel giorno. Quindi, voi l'avete già fatto l'albero di Natale? Perché mi sembra tipo che quest'anno lo facciano tutti in anticipo, non avete anche voi questa sensazione? Io non ho mai fatto l'albero prima di dicembre, però vedo su Instagram, su internet, un sacco di gente che già l'ha fatto l'albero, quindi mi sembra un po' assurda questa cosa, perché tipo già, non lo so, già ad Halloween c'è l'atmosfera natalizia, almeno almeno a me sembra. E quando lo fate voi l'albero di solito? Io non mi ricordo mai se lo faccio prima dell'8, che è festa, prima dell'8 dicembre, o dopo, o l'8. Mi sa che l'ho sempre fatto dopo, non vorrei sbagliare, o il giorno prima, il giorno buono, non lo so. Comunque quest'anno vorrei farlo ancora prima, tipo se riusciamo già, proprio tipo il primo di dicembre, vorrei farlo tra pochi giorni, perché non vedo l'ora di immergermi nell'atmosfera natalizia. E Garudenver? Garudenver? Anche tu, bravo. Adesso sapete che cosa farò, non andrò a nanna, ma mi metterò a editare questo video, così domani sarà già pronto per essere mandato online, e domani quindi quando mi sveglio avrò già questo video pronto e posso già mettermi a filmarne un altro. Lasciatemi come al solito nei commenti qualsiasi domanda, richiesta per nuovi video, lasciatemi tutto,
Spero vi sia piaciuto davvero questo vlog, spero vi piacciono questi vlog chiacchierici sulla mia, sulla nostra vita quotidiana, davvero, non so mai se vi annoiano, boh, non lo so, comunque, ora devo assolutamente andare a struccarmi, domani farò un altro shampoo che mi toglie il giallo dai capelli, anche se forse in videocamera non si vede tantissimo, comunque questo è quanto, bacio enorme e alla prossima, da me Gatto Denver, ciao caro Denver. Mi fissa intensamente. Ah. Buonanotte. Ciao. Anche Tomas mi dà la buonanotte. Io ti ho parecchio. Buonanotte. Ciao ciao. Buonanotte.